Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Ciao amici, benvenuti. Stiamo aspettando che si faccia ora per andare a fare l'ultima visita dal ginecologo. Sì. Chissà. E mo è passato un botto di tempo dall'ultima visita. L'ultima volta ci siamo andati il 5 maggio. Quindi siamo curiosi di sapere soprattutto il peso della nascitura. Sì, siamo curiosi del peso perché l'ultima volta era piccolina. Almeno 2,5 kg, spero che ci sia arrivata. So che tanti di voi mi diranno ovvio che ci sarà arrivata di qua e di là, però lei è leggermente più piccolina, perciò mi auguro che alla 38esima più 2 oggi siamo, almeno a 2,5 kg ci sia arrivata, così sto tranquilla che da qui a quando mi si prenderanno queste contrazioni lei abbia preso il giusto peso. E niente, ragazzi, siamo un po' emozionati. Sì, non lo so il perché, anche perché dalla visita immagino che lui possa dirmi un qualcosa in più, se sono completamente chiusa, se potrebbe essere imminente il parto, ma lui vede tutto, il liquido amniotico. Lui dice tutto, noi siamo tutto. Curiosissimi, so che... conto se è una cosa di giornetti o giornoni, tutto certo. Qua. Certo, vabbè, giornoni anche no. Anche perché comunque il termine lo finisco il 28 giugno, perciò sarà 40 settimane. Massimo ti fa arrivare a 41, 40 e qualcosa, poi te lo inducono, mo. Perlomeno lui. Mamma mia, che paura. Vabbè, io ho detto a Giordano, adesso vediamo il peso, adesso ci faccio una chiacchierata e poi cominciamo a camminare o fare qualcosa che mi possa stimolare. Ad esempio la palla. Io non l'ho mai potuta utilizzare nemmeno per fare gli esercizi perché sentivo che stimolasse un qualche cosa, cioè sentivo la bambina che premeva forte giù, mi causava nausea e l'ho dovuta accantonare perché il ginecologo mi ha detto ma tu vuoi partorire? E ero proprio all'inizio, perciò l'ho accantonata, me lo fa tuttora questa storia, però se è tutto a posto e posso cominciare a stimolare in qualche maniera ci zomperò sopra e vediamo un po' la cosa medica, possa succedere, sì, la palla medica. Vabbè, vediamo. Sono curioso, dopo vi faremo sapere qualcosa. Ovvio, anche perché so che tanti di voi lo vogliono sapere, mi hanno scritto un commentino, facci sapere certo. Il giorno, perciò ecco qui il vlog, andiamo. Allora, siamo qui dal ginecologo, cioè nello studio del ginecologo, e hanno messo sotto subito esami per fare il tracciato, e lei adesso, ve la faccio vedere, sta qui vicino a me, eccola. La panza, questo è tracciato e questa è semisana. Libero un po' di più liquido, lievemente ridotto, ma proprio sta proprio al limite, ma ancora nel range, libero un po' di più. Ormai l'epoca di maturità polmonare è raggiunta, quindi la scelta va bene. Ok. Allora, eccoci qua, prima di scendere dalla macchina e andare a fare la spesa, vi racconto un pochettino. Allora, Sofia tutto a posto, giusto mo? Sì. Non mi aspettavo che mi attaccasse al monitoraggio, pensavo che entravo e facevo direttamente la visita, invece mi ha attaccato al monitoraggio, tutto a posto. Movimenti, cuore, contrazioni, niente, c'è proprio, no. C'è qualche cosina, però dice che se arriva fino a 20 è una cosa normalissima, da 20 in poi comincia... È contrazione, sono arrivata massimo a 28, ma... Ma a me mi si prendono la sera, regà. A me la sera, tipo ieri sera con Giordano, non mi sono sentita bene per niente. Ma io ce l'ho la sera, non vicine, ce n'è soltanto una che dura un pochettino, poi si rilascia, diciamo, l'utero. Dopo i pasti. Anche a pranzo. Sì, ma perché lei è una matta.
che secondo me lei mangia, scalcia e lì mi parte la contrazioncina. Pure sul divano mi è capitato più di una volta, mo. Vabbè, comunque sia. Mi ha fatto la visita e mi ha detto che sto proprio a Caro Amico. L'abbiamo vista, cioè visto, non abbiamo visto niente praticamente, però mi ha misurato il liquido amniotico, ha detto che è tutto a posto, leggermente diminuito, ha detto che devo bere ancora di più, e poi io bevo, però vabbè, berremo ancora di più. Poi pesa, vai, di quanto pesa? 2,480 kg, quindi un chilo preciso in più. Ok, ha detto che se dovessi partorire, comunque sia, anche adesso è tutta formata, anche i polmoni, tutto a posto. Se non dovesse partire nulla da qui al 6 luglio, mi ha già dato il giorno in cui mi indurrà il parto. Il 7 mi ricoverano e l'8 luglio mi indurrà il parto. Perciò ho detto a Giordano, ma vedi se non mi porti a camminare a prendere le peggio buche? Certo, perché mo si può fare? Sì, 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 ha detto che posso fare di tutto, posso devo camminare tanto, posso salire sulla palla, anche perché qualsiasi momento è buono per partorire e comunque non metterei a rischio comunque la bambina, trappeso o cose. A me piacerebbe andare a far bagno, però non si può fare. No, oggi no, mo. Sì, mi piacerebbe proprio. Già sta sabato e domenica, oggi no. Ma va. Vediamo, vediamo. No, oggi non mi va. Vediamo. Oggi vorrei andare a fare le sopracciglia. Vabbè raga, sono le 11 perché ci ho messo tanto, cioè io avevo l'appuntamento alle 9:30 con il fatto che mi hanno attaccato al monitoraggio, sono le 11. Dobbiamo andare a fare la spesa e poi preparare il pranzo a casa. Comunque tutto a posto, sono contenta che è tutto a posto, però vabbè. Io comunque, pensavo che invece già stavamo in dirittura d'arrivo. Amore, io le contrazioni non ce l'ho. Invece niente. Anche quelle preparatorie, ve l'ho detto, mi può capitare una volta, massimo due volte al giorno, e poi non è che si ripetono il giorno dopo, magari sto 2 o 3 giorni bene, poi quel giorno, come ieri sera, che mi ero alzata per fare i piatti tanto contenta, invece ho sentito tutta contrarre la pancia, e niente, ha fatto tutto Giordano carinamente, raga. Mi è tanto vicino, vero amore? Per forza, che famo? Si fanno in due cose. E stranamente non me lo sta facendo pesare. Che ti devo far pesare? Perché io ti faccio pesare le cose? E sembra che così davvero ti faccio ogni pesare. Tanto, ogni tanto sì. Ogni tanto come può, tutti, può capitare. Quando non mi vate fa niente, mi pesa e ti faccio pesare. Quando non mi pesa, allora. Credo, io non lo faccio apposta, amore. Vabbè, andiamo? Andiamo. Sai che qui si sta freschi. Vero? Stai temporeggiando. Andiamo. Allora, eccoci qua. Con le nostre 3 buste di spesa piene. Ora facciamo svuota spesa nel frattempo che Giordano mette sull'acqua. Avevamo tante alternative di pranzo, però visto e considerato che sono mezzogiorno e 10, faremo una cosa veloce e semplice. Abbiamo comprato del ragù star già pronto, lo assaggiamo perché è la prima volta che lo compriamo. Allora, partiamo da qua. Abbiamo preso questi fagottini che secondo me scaldati al forno sono morte su, poi queste baguette che ogni volta ricompriamo perché allora, quanto possono essere buone, poi del prosciutto crudo, ecco qua, sono questi qui, il mio gran ragù extra gusto. E ci pranziamo, che è ben sbrigativo. Poi yogurtino di Giordano, le gocce, pure queste sono buonissime, queste qua extra dark, solo che non le stavo più prendendo perché con il fatto che stiamo facendo i punti del mulino bianco ho evitato di prendere i pavesi, però abbiamo raggiunto i punti e tra poco faremo prenderemo quello che dobbiamo prendere, i cappuccini. Poi abbiamo preso questo qui, questa confezione da, quanto so dentro hai detto? 12? Sì, da 12 di tonno, era in offerta. Sì, ha fatto i conti, io un minimo questo anziché una striscia da 4. Poi mortadella, pure questi Giordano da quant'è che si doveva prendere? Un botto, tantissimo. Tantissimo, prima ci andava in fissa. Poi una Sprite. Ma non so, 12 da 9.
9? Ah sì, c'è pure scritto, regà, 9x12 per 80. Poi dei pomodori, che ci serviranno questa sera. Poi qui abbiamo preso della bietola per dare a tartarughe e lumache. Vediamo se se la mangiano, anche per loro oggi variamo. Sempre dato la... che abbiamo dato? Non è la rucola, come si chiama? Quell'altra? Radicchio. Radicchio. Ok. E poi delle noci per mio figlio. Come per mio figlio, anche rivistine per cambiarlo. Che abbiamo rubate. Queste sono state rubate. Rubate. Poi questa busta qua. Eccole qui. Anche questi qua, se vi interessano, sono in offerta. €9,59. E anche loro hanno il punto, amore, volendo. Poi piedine. Carta igienica. Già, questi sono per me, per cambiare. Ho sempre preso la Muller, banana. Però sono la banana con i Smarties. Buono. Intanto qui mi si è spento il faretto, se vedete più buio. Poi ho preso questi qua, snack di riso e tante, pomeriggio, ragazzi, io ho fame. Poi della pancetta, un altro yogurt di Giordano. Questo qui che veramente assomiglia al Philadelphia, raga, è uguale e costa meno. Se cercate un'alternativa al Philadelphia dovete provare questo perché è buonissimo. E stasera ci faremo gli ottimi crostini sozzi alla puttanesca. Poi cuore di lattuga, pane fresco, questo qui una baguette fresca, poi del miele e questo qui il finto galbanino che a noi piace tantissimo e costa anche di meno. Poi qui c'è un'altra bustina. Madonna, un bustone. Poi qua abbiamo delle uova. E io in questo caso vado a deporre le uova. Ok. Poi abbiamo voluto prendere per provare. Ah no, niente, questi sono tutti tartarini classici di carne. Un bustone di mezze penne rigate. Un altro pane fresco da fare questa sera. Wow. Della camomilla per cercare di dormire la sera. Anche questi veramente erano in offerta. Carbone sbiancante, minerale delicato, caro. Sono due pacchi. Yes. Poi, come non ricontare queste barrette di cioccolata. Questo mi fa un pizzico troppo, troppo buono. E poi ho voluto provare quest'altro con il riso soffiato. Questo si è andato ben in frigo perché si squagliano presto. Poi, presi per la prima volta sono dei ravioletti, dei ravioli, funghi, porcini da fare con burro e sabbia. Vediamo se questa alternativa a quelli che prendiamo sempre noi che costino 4 euro, se ne vale la pena. Poi più economici, ne so più economici, un gomblè, nostre cotolette con pollo e spinaci. Senti, un sono dei... che cazzo è morto? Non si può sentire quando è chiuso. Ma io mi fido di te, non dicevo. Poi Tante, banane, tante gugu. Sì, perché ce ne mangiamo praticamente tutti, tutti quanti. Tutti. Caramelle di Giordano. Che da sfamare. Allora, un bel melone che tra poco aprirò per vedere se il Giordano abbiamo studiato bene. Brava. Ok. Non so se ti avevo mandato il video. No. Zucchero che ci mancava. E una bottiglia di Coca-Cola. Scontrini, ma nessun buono. Vabbè. Melone lo metto. Nessun buono, amore. No, i buoni non ci sono perché l'ho scalato l'ultima volta. Ah, bravo. Tu li dovresti scalare non quando fai spesa piccola, quando fai un spesone grosso. Uguale, così. Abbiamo 25, poi vedo 20. Perché vabbè, abbiamo rubato 5 euro. Anche lì. E questo è un altro che abbiamo rubato. Vabbè, i prendi rubato. E basta, che rubato. Vabbè, raga. Io qui sistemo tutta la spesa perché è parecchia. E poi abbiamo ritentato un'altra volta, vediamo un po', questo qui da 2 euro, porta fortuna, ora lo sgrattugerò e se non mi vedete più su questi schermi è perché veramente sono diventata milionaria e sono fuggita. In ogni caso vi porterei comunque con me, raga. Mua, a dopo. Allora, merendina per noi, crema di ginseng e caffettino. E caffettino. Però siccome che io penso sempre all'amore della mia vita e alla sua felicità,
so che cucchiaino questo qui. Ma guarda, guarda se è di plastica. È di cartone. No, se è di plastica. È di cartone. Ah, di plastica. Ah, di plastica, ok. Questo vabbè, sì, con questo siamo. Questo magna. Sì. Per me se lo lasci lì piano piano affonda. Devo camminare? E camminata sia. Già un pochetto che stiamo camminando, siamo qui nella Pineta e nel frattempo che stiamo camminando stiamo guardando anche l'inciviltà della delle persone. Fanno di uno schifo proprio unico. Sì, sì. Cioè, io dico no, è l'unico posto che abbiamo qua Civitavecchia, che comunque ci viene a passeggio, ci viene a fare le scampagnate, ci viene a fare le peggio cose belle, perché è l'unico spazio bello che abbiamo. E come ci vieni te ci deve andare pure l'altra gente. No, poi dico, tu ci ritorni comunque qui, no? Giusto, se ritorni. Perché sto schifo? Cioè, pure laggiù, no? Cioè, guardate. A me le persone... Queste forchettine, vedi, di plastica, certo, certo. Certo. Guardate. Schifosi. Le persone si devono solo... vergognare. Cioè, vergognare. Sarà che io comunque ci sono cresciuta nel campeggio. Boh. E so, stavo di Giordano, mi viene proprio da piangere, perché c'è, ci sono certi odori che mi mandano all'infanzia di quando campeggiavo. Mi emoziona. Che vi giuro, raga, sì, mi fa proprio bene al cuore. E vede tutto sto schifo. Vabbè, comunque manco tanto, Manco tanto. Verità, Aspetta, raga, mo vi ci avvicino allo schifo proprio più totale, Manco tanto. Sì, perché anni addietro io ho visto pure di peggio. Di peggio perché comunque chi fa le scampagnate qua si riempie, perché appunto qua Civitavecchia l'unico posto ampio sotto alla Pineta, che è un poco più giù c'è il mare. Cioè, abbiamo solo questo. Perciò sì, calcolando che tanti civitavecchiesi, ma barra romani, perché anche chi è di Roma viene qui nei dintorni. Dai, questo qui vuol dire una busta. Oh. Guardate, raga. Dai. Dai. Cioè, qui tu manco una bustina ti sei portato da casa. E magari queste stesse persone che fanno questo schifo sono quelle persone che parlano italiano perfetto. Cioè, capite? Allora, intanto vi voglio ringraziare per tutti i bei commenti che mi avete lasciato sotto a quel video dove ho fatto il discorso magari dell'ignoranza, che magari non sono perfetta nell'italiano, perché ovviamente avendo lasciato scuola vuoi ho smesso gli studi, non mi sono tenuta allenata, però vi giuro, raga, io di queste cose non le farei mai. Perciò questo io dico, magari tutto questo schifo che vediamo deriva anche dalle persone tutte perfettine del cazzo, che parlano tutto italiano perfetto, che non hanno umanità poi all'interno, non hanno cuore. E a questo punto, cioè, non dico che sia giusto essere ignoranti come me, per carità, però... Però ma... non è detto che uno, perché sia ignorante, sì, infatti, che sia... parla male l'italiano, allora non ci deve avere rispetto della natura, come viceversa, come magari ci possono essere persone che ci sanno l'italiano benissimo, sono molto preparate. E sì, ma sono marce dentro. Prova magari. Sono marce dentro. Io l'ho sempre evitato le persone così, dica la verità. Però vabbè. Ecco, c'è noi ci tocca sorbire sta roba. Questa... Io ho visto una pedana dello scarabeo addirittura, no? Vabbè. E niente, noi stiamo facendo questa passeggiatina, ma tra un po' andiamo a casa. Si è fatta una certa. Che questa sera Giordano mi preparerà cose semplici, però che mi rendono felice. Allora, uno facciamo pane e pomodori, buonissimo. Che era da un po' che non mangiavamo, mo? Sì, un paio di settimane. Un paio di settimane, sì. Quello, abbiamo il melone che poi non ho più mangiato a pranzo. E abbiamo scoperto, abbiamo studiato come prendere i meloni buoni. E anche i buoni. Dopo lo vedremo, se abbiamo studiato bene. Sì. E poi... Fai dei crostini, mi ha detto, no? I crostini, sì. I crostini qua, dopo faccio vedere un po'. E poi ceneremo di fuori. Sì. Di solito, no, come sempre no, perché di solito ci facciamo... colazione e pranzo. E a cena siamo... comunque una questione di luce. Sì, vabbè, però adesso... Però adesso si fa... Sì, oltretutto è bello, bello. Serale è ancora più bello secondo me.
tramonto. E poi vabbè, poi ci siamo un po' informati con la TV, perciò stavamo guardando un po' le ultime cose in TV. Saluto al nostro carissimo Berlusconi, presidente, mio presidente. Malgrado. Vabbè. E nulla, raga, ci vediamo dopo. Tanto adesso se continuo a parlare mi viene il fiatone. E io devo arrivare alla macchina. Cioè, siamo arrivati a casa in tempo. Che sta diluviando, raga, sta diluviando. Infatti devo andare fuori a ritirare i panni. C'è già Giordano che lo sta facendo, ma gli do una mano perché sono abbastanza. Cioè, vi giuro, questa volta ci ha dato il tempo di venire a casa. Cioè, siamo saliti adesso. E adesso sta piovendo. Ritiriamo i panni. Certo. E via. Ah, mi sono anche messa tutta comoda. Comoda che poi queste magliette non mi stanno più perché l'ho lavata. Sicuramente si è ristretta. Sto scoppiando. Comunque, per la nostra seratina fuori abbiamo comprato. Questo Giordano ci teneva tantissimo a comprarlo. Citronella. Ci teneva tanto. Non so perché. E poi queste qua. Altrimenti ti si mangiano fuori, cioè è pieno di zanzare. Poi mi sono presa un deodorante e Giordano un deodorante, una mini colla carina che odorandola ti riporta indietro nel tempo di quando si andava a scuola, che imbrattavi tutto il foglio per attaccarci la scheda che dovevi compilare, che i compiti praticamente. E quanto mi piaceva, raga, quanto mi piaceva l'odore della colla, attaccarla perché poi senti tutto il profumo e poi la pagina stessa diventava più dura, no, perché c'era il foglio incollato. Ecco, queste sono le cavolate che piacevano a me a scuola. Poi, raga, il resto lasciamo sta. Poi non so che cos'è questa cosa, ma Giordano non me l'ha detto. Mi serve. Ma che è? Cos'è? Non posso capire. È una bombola del gas. Ah, è una bombola del gas piccola. Serve per la fiamma a mano. Dura circa un'ora. No, non guardati fuori, ci mangi lo stesso fuori. Ci mangiamo lo stesso. E che ti arriva l'acqua? No. Allora, è romantico, la pioggia. Voi non potete immaginare questa situazione, quanto io la odio per una precisina come me. Di solito il programma di montaggio dei video ci mette massimo, proprio se lo faccio veramente lungo, elaborato con filtri, cose, mezz'ora per esportare il video, ma di solito ci metto 20 minuti, 10 minuti, 15 minuti, perciò giustamente l'ho esportato adesso, carino, le 6 e qualche cosa. Un video di 18 minuti, che di solito lo faccio anche molto più lunghi, 4 ore, sono le 7 e mezza di sera. Dovrebbe uscire alle 8 e mezza, come le faccio sempre uscire, anche se lo voglio far uscire alle 9, tanto so che voi ve lo guardate verso quell'ora, non lo posso far uscire. Cioè, 4 ore di esportaggio, di che? Di un video di 18 minuti. A me queste cose mi fanno proprio incavolare, non perché succede qualcosa se magari lo metto domani o dopodomani, è che mi urta proprio, perché se io ho intenzione di fare quella cosa, testarda, toro come sono, io devo farlo. Però purtroppo qui non posso farci niente, non ci posso sbattere la testa perché ho provato a annullare tutto, a rifarlo e niente. Vabbè, comunque, senza che sto qui davanti al PC a incavolarmi. Oddio, Ariecchi, c'è, raga? Mi devo alzare dal divano. Oddio, oh, mamma mia, eccoci. Che c'è tu? Che c'è? Non ti lamenta tu? Che tu mangi, fai la cacca, fai le ninne, ti prendi le coccole e ti lamenti? Giordano nel frattempo è andato a preparare tutto quella robina che vi stavo dicendo prima. Ok, metto gli occhiali, prendo il telefono e niente, vado a fargli compagnia di là. Il condizionatore è spento, ok. Qui c'è Aaron che ha fatto cadere, non lo so cosa ha fatto, ha lottato con la coperta, che di solito è mezzo coperto. Che hai fatto a mamma mentre non c'eravamo? Eh? Cosa hai fatto? Eh? Che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto? Eh? Che cosa hai
fatto? Con chi hai litigato mentre non c'eravamo? È pancetta? Non lo so, vabbè, dopo gliela tiriamo su. Anche perché lui scoperto così non ci sa stare. Perché quando si mette, ecco, nella parte superiore dove poi effettivamente lui ci dorme, vuole sentirsi tipo coperto e protetto. Oh, ma che bello! Oh, quanto sei bello! Che mi fa qua la lingua? Cioè, guardatelo. Adorabile, adorabile. E in tutto ciò, nel frattempo che stavo aspettando che il programma si decidesse di collaborare con me, stavo cazzeggiando con il telefonino. Spero che sia una falsa notizia quello che ho letto, però TG4, se non erro, c'è scritto sul fatto di quei ragazzi che hanno preso sotto il bambino, che dicono è stata solo una bravata, si risolverà tutto. Cioè, è proprio vero quando dicono che la mela non cade lontano dall'albero. Cioè, che schifo, non ho parole. È vergognoso. È vergognoso. Cioè, spero che è una notizia finta. Che non sia vero. Amo? No, c'ho parole. È stata solo una bravata, amore. Carinelli, È stata solo una bravata. Si risolverà tutto. Intanto un bambino morto di 5 anni. Capisco come esprimermi, guarda. Parlano così perché giustamente non è il loro figlio essere morto, facile. Vabbè, comunque una parola. Ma che intanto che è uscito il sole, amo? Sì. Beh, sole, un tramonto. Ah no, piove. Bello, piove, però c'è un tramonto bellissimo. Vabbè, raga, e niente. Qui intanto Giordano sta facendo queste cosine. Sì, i grossini a puttanesca. Sì, spiega come fai, va. Allora, ragazzi, ho preso una salsiccia. Ci ho messo mezza filadelfia. Ve l'ho detto che la salsiccia sta in tutti i video. Tutti i video. Ho preso una salsiccia, ci ho messo mezzo filadelfia, ho impastato, ho fatto questa specie di impasto, okay, che adesso vado a spalmare con la forchettina, così, e poi in forno per circa 10 minuti. Comunque l'infornata va seguita, perché altrimenti c'è il rischio che si brucia tutto. Vabbè, comunque una cosa semplice, ma semplice, sfiziosa, buona, genuina, se vogliamo. Ma che genuina? Genuina! Dietetica, soprattutto, se state facendo una dieta all'ingrasso, è eccezionale. Ok. Cioè, se potete ingrassare perché state sottopeso, è comunque sia una dieta. Vabbè, raga, calcolate che ho fatto prendere un chilo a Sofia. Certo. In questa maniera ho fatto prendere un chilo a Sofia. Avevamo paura che di peso non fosse arrivata nemmeno a 2,5 kg, invece siamo arrivati a 2,40 kg. Anzi, pure poco. Sì, 2,480 kg. Perfetto. Da che mi aveva detto che l'avrei partorita di 2,8 kg, cosa in più, cosa in meno, a seconda della settimana, è che mi ha detto 3. Che arriverà anche a 3 kg. 2,9 kg, 3 kg. Vediamo. Madonna, amo, sta a far diluvio. Lo so, ma è bellissimo. Però mangia uguale di fuori, No, mangia uguale, tanto mica ci piove addosso, che ci frega a noi. Cioè, guardate. Vediamo se lo studio mio di Giordano ha portato frutti. Io voglio dire prima una cosa, che dentro il frigo c'è la puzzetta. Puzza. Puzzetta, quindi sì, dovrebbe essere buonissimo. Dici, Sì. Ora vediamo. L'odore ci sta tutto, sembra buonissimo. E assaggiamo, ne danno un pezzettino. Vediamo un po'. Ma pezzettino, mo'. Buonissimo. La prendi? Buono, mo. Vabbè, devo dire che comunque anche gli altri che abbiamo preso non sono stati mai malaccio, Più col cocombero abbiamo avuto sti cavoli. Però buono, Ora glielo portiamo anche un pezzettino ad Aaron. Ecco qui, tagliati un po' di fettine per cena per me e Giordano. Questi qui sono pronti. E io direi che possiamo andare fuori. Che già Giordano
apparecchiato. È uscito finto sole, a fine di piovere. Noi andiamo a goderci questa cenetta romantica fuori. Andiamo. Con piccole cose che per noi ci rendono felici. Vero amore? Sempre. La vita è fatta di piccole cose. No, dei Lamborghini. Ti piacerebbe avercele, Vabbè, raga, buon appetito. Carino, Jordi, che sta facendo? Come incolla, che fai? Perché lui vuole prendere le cappuccine. Chiarine. Lo so, però io non ci vado più alle medie da un bel po', quindi non so se sto a fare cose fatte bene. Che vuol dire? Vediamo voi, raga, se ci avete qualche fio che va alle medie, se sto a fare cose fatte bene. Queste sono cosette elementari che già hai. Elementari addirittura? Sì. Queste sono collate già. No, questo verrà collato male, questo io intendevo. Vabbè, ma che gli famo? C'ho pure che si non ti zaccherà tutte le dita. Ti, così. Io ora mi vado a struccare. Pigiama già ce l'ho addosso. C'è questo qui, un salvavita, raga. Un salvavita. Cioè, nonostante noi abbiamo messo 3 citronelle tutto intorno a noi, sono state capaci, ste maledette, di pizzicarmi 3 punti in un piede e 2 in quell'altro. Ma che hanno vinto i zanzare, amore mio, con tutti questi punti? Vabbè, comunque sia, ci ho messo in ogni punto. Questo è un gel. Non sento più prurito. Perché poi ti vanno a pizzicare proprio nei punti odiosi dei piedi, sulle caviglie, nei laterali. Odiose, odio. Odio il periodo delle zanzare. Per fortuna che dentro casa esagerare proprio una ogni tanto, con il fatto che abbiamo tutte le zanzariere in tutte le finestre, si attaccano. E niente, ragazzi, io intanto mi vado a struccare, poi sceglierò tramite telefonino un bel film e poi mangerò un gelatino. Andiamo. Buono, non vedo l'ora. Sono comprato un gelatino troppo buono, è una novità e non ho mai assaggiato, ma so che ne andrò matta perché già i magnum mi fanno morire. Dalle 6 che sta così questo video, sono le 9, c'è sicuramente qualche problema che dovrò sicuramente risolvere. Niente, raga, sono per un altro giorno, non vedrete il video, lo metterò domani che è sabato. Vabbè, comunque già l'avrete visto quando poi starete vedendo questo video, io vi parlo come se vi stessi parlando live, ma effettivamente non è così. E niente, sto prendendo i gelati, mentre Giordano sta accendendo la TV. Questo qui sono i nuovi usciti, cioè cioccolato, caramello e popcorn. Cioè tutte queste cose sono popcorn salati. Questo è il caramello, solo che oramai hanno preso il vizio di farli piccolini, poi qui ce ne sono 3 e costa un'esorbitanza. Mentre Giordano un semplice biscotto della Conad, nemmeno originale, però sono buoni anche questi. E questa sarà la nostra serata, serie TV e gelatino. Faccio io, concludo qua questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi, muah!